Allora, buongiorno, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Alessandro. Oggi parliamo di un'antenna con un'efficienza calcolata intorno ai 5,6 dB, direttiva, può essere realizzata per varie bande, in questo caso l'ho costruita per la banda dei 2 metri, ed è la Moxon. Ho voluto realizzare un'antenna ad uso portatile, quindi facilmente scomponibile nei suoi elementi, robusta, perché in attività portatile, insomma, bisogna guardare anche a quello, e di rapida installazione e possibilmente senza attrezzi. Io devo assemblare l'antenna senza utilizzare null'altro che non sia parte dell'antenna. Andiamo a vedere come si progetta l'antenna, materialmente come si realizza e quali sono i suoi elementi. Dunque, apriamo il programma radio utilitario, sezione antenna, antenna Moxon. Impostiamo la frequenza 145 MHz, il diametro del conduttore 8 mm e poi calcola. E abbiamo tutti i dati necessari per il dimensionamento della nostra antenna. Dunque, vediamo com'è composta l'antenna. Ovviamente l'elemento radiante e l'elemento riflettore sono in alluminio, materiale conduttivo ovviamente. Io ho utilizzato profilato d'alluminio a sezione rettangolare 25x2. Nel calcolo del dimensionamento dell'antenna viene sempre riportato un elemento circolare, a sezione circolare. Io utilizzo un elemento a sezione rettangolare, quindi non faccio altro che riportare la superficie di sezione riferita a un elemento circolare e quindi calcolo il raggio e inserisco il dato nel programma di calcolo. Unica attenzione è nella piegatura dell'alluminio, la misura deve essere precisa. Nella banda di 2 metri, 1-2 mm di tolleranza, siamo già quasi al limite. Partendo con delle misure accurate nella piegatura, poi tutte le operazioni seguenti vengono molto meglio. Ricordate che l'alluminio può essere piegato solo una volta, quindi se si sbaglia la piegatura, il pezzo è andato. Quindi particolare attenzione. Io consiglio di effettuare prima le piegature e poi rifinire la lunghezza dell'elemento, almeno abbiamo una possibilità di errore in meno. Questo è l'elemento riflettore e questo è l'elemento radiante, già fissato a questo elemento di plastica stampato in 3D. Farò una modifica in tale struttura per permettere di inserire gli elementi riflettori radianti senza utilizzare chiavi di fissaggio, quindi viti di fissaggio. Il riflettore e l'emettitore o l'elemento radiante sono separati fra di loro da strutture in plastica di separazione che mantengono la precisa distanza tra i due. Esistono dei fori e questi verranno bloccati con perni in plastica o fascette o volendo anche viteria. Però torniamo al problema che deve essere una struttura semplice e leggera. L'antenna scomposta occupa grosso modo questa dimensione. Il montaggio è molto semplice. Inserisco gli isolatori tra radiatore e riflettore. L'incastro è a interferenza, quindi sufficientemente robusto. Si sfrutta l'elasticità dell'isolatore.
in meno di un minuto l'antenna è composta. Come ho detto, qui potrei inserire perni di plastica per aumentare la rigidità della struttura. Questo foro permette di fissare l'antenna ad una canna da pesca e portarla ad un'altezza di 3 metri, 2 metri e mezzo, più che sufficienti per la banda dei 2 metri come altezza dal suolo. Connettore per il cavo, non è previsto un balun, visto che l'impedenza propria dell'antenna è 50 ohm, però un choker sarebbe gradito. Il modo più semplice è una catena di ferriti lungo il cavo coassiale e siamo subito operativi. La larghezza di banda è impressionante, circa 5-6 MHz la larghezza di banda centrata sui 144, se non ricordo male, o 145. Però basta fare riferimento alla parte di campo. Niente, antenna molto semplice, robusta, economica. Se trovate un amico che vi stampi i pezzi con una stampante 3D, ancora più economica, e quindi buoni di EX 73.